Hey guys, benvenuti in questo nuovo video. Eccoci qui per la prima volta, come vedete dallo sfondo, su Hearthstone, un gioco di carte, un bellissimo gioco di carte che piace tantissimo. Hearthstone Heroes of Warcraft, quindi un gioco di carte fatto con gli eroi di World of Warcraft. Quindi bellissimo gioco, mi sto appassionando moltissimo a questo gioco ultimamente, questo gioco di carte. Io che sono molto appassionato appunto di giochi di carte stile Yu-Gi-Oh, stile Magic, quindi ho pensato perché non farci un bel gameplay e quindi eccoci qui insieme appunto per provarlo. Non vi spiegherò le basi, ragazzi, sono Jonathan innanzitutto, non sono Salvatore. Non vi spiegherò le basi del gioco, spero che voi già sappiate qualcosa, se no andatevi a spulciare qualche guida su internet sulle regole, perché se voglio stare qui a spiegarvi tutte le regole del gioco, non finiamo più. Quindi faremo la modalità, andiamo un po' all'inizio qui, vedete, gioco, c'è cioè gioco, allenamento e arena. La modalità arena è quella un po' più complicata e più lunga, ti fa comporre un mazzo a caso, devi sfidare gli altri e più vinci più prendi buste. Più soldi, eccetera, eccetera. Però questa la faremo un'altra volta. Se il gameplay vi è piaciuto, vi piacerà. La prossima volta magari faremo questa modalità qui. Invece, questa volta andiamo a fare gioco. Una partita normale, molto semplice. Classificata, logicamente, così saliamo di grado. E io ho già parecchi mazzi qui, da come potete vedere. Però il mio preferito, quello che uso di più, è il mazzo cacciatore che ho portato a livello 20. Poi c'è il mazzo sciamano a livello 5, mazzo stregone 6, mazzo sacerdote 8 e mazzo mago 10, che è anche usato un pochettino di più. Però mazzo cacciatore per il momento è il mio preferito, è quello che ci sono più abituato. E quindi andiamo a giocare e vediamo se troviamo partita classificata, se troviamo qualcuno online. Speriamo di vincerla questa partita. Vediamo come va. Spero di vincere appunto in diretta, così mentre registro. Chi lo sa come andrà. Fatemi sapere voi come se lo state giocando questo gioco, se l'avete giocato, se vi piace, se non vi piace, se lo odiate, se lo amate. Scrivetemi nei commenti tutto quello che pensate di questo gioco. Bene, bene. Inizia la partita. Vediamo un po' che mano mi esce. Due La provocazioni, caccia abbia non tanta inizio. buona, un po' troppo alta come mano. Quindi ci togliamo questo perché 5 di mana è un po'. Più dopo, però gli altri due non so se tenermeli. Uno dei due, quale mi tengo? Quale mi tengo? Mi tengo quello che distrugge, dai. I mostri ne ho parecchi nel mazzo. Quindi, ah, ecco, mi è uscito questo di 7. Buonanotte. Serve, ma all'inizio non tanto. Vabbè, questa è Niente. buona invece. Che ha fatto? Si è arreso. Ma questo è scemo. Vabbè, è la prima volta che mi capita, ragazzi. Si è arresa appena ha visto il mio mazzo. Ha detto: no, perdo di sicuro. Fammi arrendere. E si è arresa. Vabbè, meglio così. Grazie, mi ha dato una vittoria. Era pure una partita classificata, nemmeno una partita normale. Va bene, cerchiamo un altro avversario. Vediamo un po'. Non mi è riuscito nemmeno una mano molto buona. Quindi, meglio così, ragazzi. Quindi, ho vinto la prima partita. È durato un po' poco come partita. Però, vabbè, non fa niente. Quindi vediamo un po'. C'era pure scritto degno avversario, eh. Degno avversario, vabbè, quella esce sempre degno avversario qua. Quindi vediamo un po' contro Thrall, lo sciamano. Io Rakdos. Rexar. Ah, adesso è molto meglio questa mano. Questa mano mi piace. Mi piace, mi piace. Me le tengo tutte e tre come sono. Perché puoi fare una bella combo, specialmente con questi due. Se metto prima questo e poi questo, posso pescare direttamente. E vabbè, adesso con un solo mana non facciamo niente. Se passiamo il turno, vediamo un po'. Lo sciamano c'ha questo totem, quindi non ha nemmeno un potere eroe molto forte. Quindi possiamo farcela, ragazzi, a sconfiggerlo. Si chiama Misha 00000. Babù. La mano è buona, me la devo giocare bene, me la devo Cosa giocare. fare? Tocca a me. Ah, questa di 4, infatti mi serviva. Ma non so se giocarmela subito questo, però poi me la uccide. Non posso fare la combo così. Quindi aspetto e dopo metto questo. Dopo metto Finito. questo. E poi più avanti metto questi due insieme. Perché
Detto questo che c'ha pure lo scudo divino, cioè che non me lo possono distruggere. Cioè, dopo la prima volta che combatte, poi dopo è enorme, un mostro normale. Ah, non ho cliccato fine turno per parlare, avete visto? Vediamo un po' lì che fa, se inizia a mettere qualche mostro. Ha evocato un totem normale. Quindi danni magici più. Allora usiamo questa e finiamo il turno. Quindi adesso mi fa di più con i danni magici. E gli è uscito un bel totem, perché quello i totem sono casuali, quindi devi essere fortunato. Non Ah, sfidare questa è abbastanza cose. fortina, fortina. Quindi ah, mi è uscito questo, buono. Infatti mo così faccio. Uso questa per vedere le prossime tre carte e pescarne una. E prendiamo. Prendiamo questo. Quindi cosa facciamo? Cosa facciamo? Facciamo una cosa. Usiamo di nuovo così. Ci mettiamo dopo il mostro. E con Unitevi questo o attacchiamo questo. E morite. non ci ha fatto niente. Il mostro non ha avuto niente perché avevo scudo divino. Che dopo metto questa e poi metto un'altra bestia. Così Colpite peschiamo forte e una bella velocemente. carta che pescare serve sempre. Ma però me lo uccide. Ah no, mi attacca direttamente. Non me l'avevo ucciso, va bene. Quello di 7. Allora, quindi mo mettiamo questa. Mettiamo questa sperando che ci esce quello con provocazione. No, vabbè, questo proprio va bene. Questa di 1 pure è buona. Vediamo un po' cosa fare, cosa fare. Bella domanda. Dovrei uccidergli questa, Unitevi che gli o aumentava gli altri, morite. quindi meglio così. Poi si posso uccidergli anche quest'altro subito subito. Gli resta solo quest'altro cinghiale, cinghiale. Il mio è uno Huffer, che ha carica, quindi appena entra in campo può attaccare. Infligge tutti i danni. Eccola, quello su. Me l'aspettavo una carta così. Me l'aspettavo. Le odio proprio con tutto il mio cuore queste carte così. Mi uccidono tutti i mostri sul campo. Meno male che non avevo messo cose eclatanti. Ma ti faccio vedere io. Ma ti faccio vedere io. Allora, cosa facciamo? Questo mi fa pescare una carta. Quindi possiamo mettere. Possiamo mettere questo Fammi e questo che pensare. aumenta la potenza di 1 e poi gli distruggo quel totem. No, che se ne frega del totem, dandomi potenza di nuovo ancora di più altro. Ed ecco qua, passiamo il turno. Vediamo un po', mi sono fatto una bella schiera. Speriamo che non ha un'altra carta come quella di prima. Se no, buonanotte, me li distrugge tutti di un'altra volta. Purtroppo l'unico difetto del mazzo cacciatore è che non ha nessuna di quelle carte lì, cioè che distrugge tutti gli avversari. Non ha nessuna di quelle carte che distrugge tutti gli avversari in un colpo solo, quindi è l'unico difetto. O almeno non so, può darsi che c'è più avanti, bisogna sbloccarla una carta così. Però per il momento io ancora non ce l'ho per il mazzo cacciatore. Ce l'ho, ci sta per il mazzo sciamano, per il mazzo mago. Però non c'è per quello cacciatore, quindi dobbiamo arrangiarci. Che se no, mo pure io glieli distruggevo tutti e due. Fammi pensare. Fammi Ti sto facendo pensare. pensare. Muoviti, muoviti. Quindi ragazzi, se il gameplay vi piace, faremo anche la modalità arena e vediamo un po'. Magari se vi piace così tanto proprio, ne facciamo tanti altri di gameplay, logicamente. A me mi appassionano molto i giochi di carte. Quali sono i vostri preferiti? Magari me lo Poco scrivete tempo. sempre nei commenti. Quali sono i vostri preferiti? Quali giocate di più? Allora, adesso, mo, ci conviene mettere questo fortissimo. O usare prima tutti questi altri? Meglio usare questi altri. Prima peschiamo con questa. Passami quella Magari chiave ci ad esce acqua. uno di tre. Wow. L'ho chiamato proprio. Quindi mettiamo quest'altro, quest'altro lato. E mo gli distruggiamo un totem. A questo qua che rigenera due energie tutti quanti.
Però lui si tiene tutte le carte in mano, non mette niente. Mi preoccupa questa cosa, perché quello mi vuole distruggere tutti i mostri e poi schierare tutti i suoi mostri. Secondo me, penso. Se no, perché tenersi tutte quelle carte in mano e non giocare niente quando c'hai 6 di mana? Questo è il dubbio. Ognuno, questo gioco è troppo bello, perché ognuno deve crearsi la propria strategia a seconda da chi ti ritrovi contro, quindi è bello. Mi piace tanto. Ed è molto semplice, le regole non sono nemmeno tanto difficili da capire. Non ci sono, tipo, non so, come in Yu-Gi-Oh! Le carte sincro, quello, quell'altro, 10.000 tipi di carte diverse. Magari con il tempo, con gli aggiornamenti, con l'aggiunta di nuove carte che metteranno piano piano, forse aggiungeranno nuovi tipi di carte speciali. Però se iniziate adesso, mano a mano che le aggiungono, è più facile capire le regole e tutto. Ma si è addormentato questo contro? Fammici pensare. Ti vuoi muovere? Stai dei 3 ore. Si è addormentato. Resta poco tempo. E infatti, se finisce, perché se sta molto tempo e esce questa cordicella, se la fa arrivare fino alla fine, passa il turno, perché ci ho messo troppo tempo. Io non posso stare qui 3 ore. Speriamo che lo salta il turno, così lo uccido subito. Eh sì. Saltato giù, ma si scema proprio. Secondo me si è tolto dal computer. Penso. È l'unica. Come dire? Ammirate la potenza di Roccavento. Mo' gli distruggiamo questo. È l'unica spiegazione. Ecco qua. Quindi adesso lo posso attaccare con un bel po' di mostri. Con questo, 4, 3 e 6 con quest'altro. Mamma mia, l'abbiamo quasi tolto di mezzo con un solo turno di attacchi. Di nuovo il mio turno. Ma chi sei scemo? Ma ho preso 2 contro che sono proprio idioti. Cioè, si sono fatti uccidere da soli. Solo 9, mo faccio questo. Ehi, dammi un minuto. Quest'altro rimane a 1. Con questo di 7, pappete. E si vince, ragazzi. Abbiamo battuto anche quest'altro. 2 vittorie consecutive in pochissimo tempo. Quindi mi dà 2 stelline. E siamo quasi al grado 19. Tra poco arriveremo ad un'altra vittoria del grado 19. Un'altra vittoria mi dà 10 cose di denaro. Quindi ragazzi, eccoci qui, questo era il gameplay, speriamo che vi sia piaciuto. Come sempre, se vi è piaciuto, ragazzi, mettetemi un bel mi piace. Mi piace. Scrivetemi nei commenti cosa ne pensate, se volete la modalità arena, se volete altri gameplay di questo fantastico gioco. Passate dalla pagina Facebook, dalla nostra pagina Facebook Amendola Brothers. Condividete il più possibile i nostri gameplay, così da poterli far vedere a tutti e poter crescere il nostro canale. E così possiamo fare dei video sempre migliori e anche confrontarci l'un con l'altro. Grazie per aver visto il mio video. Se casomai può sempre capitare che il video non vi sia piaciuto, da parte del mio cacciatore Rexar, Madonna. Grazie ragazzi, da Jonathan Amendola e Amendola Brothers, al prossimo video. Ciao a voi!